Gian Silvio Primavesi, presidente della Confcommercio di Como, ai microfoni di ciaocomo.it per parlare adesso di saldi, perché subito dopo il Natale si parte con queste vendite. Allora, presidente, beh, la prima domanda è aspettative direi importanti da parte di tutta la vostra associazione, perché è stato un anno difficile e come sempre, no, si cercherà di ottenere qualcosa da queste vendite. Beh, da molti anni i saldi sono una valvola di scarico per il commerciante che praticamente riesce, dopo le normali vendite, a esitare, chiamiamole rimanenze di magazzino o rimanenze di negozio, rimanenze delle vendite stagionali, in maniera di fare quel cambiamento di assortimento delle proprie attività. Precisiamo che i saldi sono praticamente una prerogativa del comparto, chiamiamolo moda, cioè abbigliamento, articoli sportivi, scarpe, borse, eccetera. Anche quest'anno, che inizieranno come gli altri anni alla vigilia dell'Epifania, cioè il 5 di Ecco, gennaio, quest'anno si parte il 5 gennaio, giusto? sì, non è cambiato niente sulla data inizio dei saldi, era così l'anno scorso e così anche quest'anno. Diciamo che c'è trepidazione come c'è stata per le vendite natalizie, però i saldi di solito hanno un discreto successo perché naturalmente la clientela approfitta degli sconti che i prodotti che sono rimasti venduti nei negozi vengono esitati da parte del commerciante. Quindi questa è un'opportunità per il consumatore di, diciamo, approfittare dei prezzi buoni per o togliersi uno sfizio di un acquisto che magari avevano rimandato, oppure di diciamo, approfittare in quel momento di colmare una lacuna, io dico, del proprio guardaroba, ma Il rischio, naturalmente. Presidente, a volte che si evidenzia è quello di però risparmiare, quindi magari meno introiti a Natale per poi magari andare. Cioè, tutto sommato è una coperta un po' corta, no? Sì, Non so se è d'accordo. è una coperta corta che non va bene al commerciante, questa coperta, se vogliamo, perché i saldi devono essere riservati a una parte minore del volume d'affari di un negoziante, perché si possono fare i saldi scontati se prima c'è stata una vendita a prezzo regolare. Quindi, diciamo, è una bilancia che non può pendere da una sola parte. Però, senz'altro, in questi momenti qui può anche essere che la gente abbia rinviato degli acquisti durante la stagione per poi approfittare dei saldi. Ovviamente dobbiamo dire che mentre in stagione gli assortimenti sono al top, completi e ampi, ci sono tutte le prerogative perché uno possa trovare anche le cose più complicate che cerca, nei saldi in teoria si dovrebbero, brutta parola, trovare le rimanenze. Quindi magari parliamo per esempio delle scarpe, le scarpe o c'è la misura mia o se no è inutile che ci siano lì tante scarpe, se non c'è la mia misura possono anche regalarmela ma io non posso acquistarla. Cioè il problema dei saldi contro un grosso vantaggio perché gli sconti sono notevoli, ci può essere anche quello che uno deve adattarsi, non può fare l'acquisto come quello che fa in stagione. Presidente, le chiedo un'ultima cosa, può spiegare allora a chi ci sta leggendo, ci sta ascoltando in questo momento, l'importanza dell'adesione a saldi chiari da parte di vostri associati? Cioè, questa è un'iniziativa alla quale voi come Confcommercio credete moltissimo e Certo, da anni puntate. ecco, direi che su questa cosa diciamo, non l'ho messa in evidenza perché ormai è così consolidata che non ha bisogno forse di essere sottolineata, ma visto che lei mi ha fatto la domanda, preciso, effettivamente da quando esistono i saldi chiari sono completamente sparite tutte le contestazioni di dubbi interpretazioni che potevano esserci. Noi abbiamo un decalogo dove mette al sicuro il cliente di fare un acquisto con tutte le garanzie di questo mondo. Ora, il problema dei saldi chiari è una idea nata da noi Confcommercio, ma che coinvolge in toto anche le associazioni dei consumatori, i quali diciamo, con noi controllano, diciamo, hanno questo tipo di controllo delle situazioni. Quindi per il consumatore è una garanzia in più di quella che può avere anche dal proprio abituale fornitore. Grazie Presidente e buon lavoro. Grazie.